Napoli, siamo nel centro storico, siamo in una delle arterie che conducono in una delle zone più belle di Napoli. Belle, ma bisognerebbe conoscere quanto è bella questa zona. Per conoscerla noi abbiamo attraversata, facendocela raccontare da chi la conosce sotto il profilo storico, artistico e culturale. Questa è Via Tribunali. Via Tribunali, ogni metro di Via Tribunali offre uno spunto per una riflessione, uno spunto per un racconto, uno spunto anche per un aneddoto, una serie di aneddoti che ci dicono quanto è bella, ma soprattutto quanto è ricca questa città sotto il profilo artistico, architettonico e culturale. La chiesa che è alle mie spalle si chiama San Giuseppe dei Ruffo ed è una delle chiese più belle di Napoli, è una delle di quelle che è stato in, stanno in stato ottimale, perché quasi nulla all'interno è sparito delle decorazioni di questi ultimi quattro secoli di vita. In questa chiesa è stata effettuata un'operazione di recupero e di salvaguardia di grande intelligenza. Quando 15 anni fa sono morte le ultime tre monache quasi centenarie che appartenevano all'ordine della estasi e della preghiera diurna e notturna verso il Santissimo, quando queste povere tre monache del convento di clausura morirono, la chiesa napoletana, in piena concordanza con la sede centrale di Roma, ha stabilito di far venire qui 60 monache messicane, anch'esse adoratrici della Santissima Trinità, le quali svolgono qui una straordinaria attività sia di preghiera, sia di meditazione, sia di adorazione continua, ripeto, diurna e notturna, e si tratta di ragazze splendide, dai 20 ai 25 anni, di aspetto meraviglioso, quasi come le moderne indossatrici, che vivono una vita di privazione, di profonda spiritualità e di grande valore mistico. Questa è una delle piazze più belle di tutto il centro antico di Napoli, è piazza Gerolomini, perché c'è la chiesa principale dei padri filippini, quelli cioè di San Filippo Neri, la quale è un museo ricchissimo di opere d'arte e presenta la facciata totalmente ricoperta di marmo, per la realizzazione della quale ci vollero la bellezza di oltre 200 anni. La chiesa dei Girolomini è dirimpettaia poi ad un capolavoro del rococò napoletano, che è la facciata della chiesa di Santa Maria della Rotonda, detta anche del Conservatorio di Musica dei Poveri di Gesù Cristo, conservatorio nel quale ebbe a insegnare addirittura Giambattista Pergolesi, e che sicuramente fu visitata all'epoca da Wolfgang Mozart e da suo padre Leopoldo. Questa chiesa è un capolavoro del rococò napoletano, dovuta all'ingegno dell'architetto Antonio Guidetti. Contiene meravigliose opere di Paolo De Matteis, stucchi fantastici, altari di marmi preziosi, e però, come si vede dalla facciata, sta in totale abbandono, mentre dovrebbe essere manutenuta e salvata per i posteri, essendo un capolavoro dell'architettura napoletana degli inizi del Settecento, e cioè del più puro gusto rococò.